Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al secondo episodio di Farming Simulator 2019, mappa Felsbrunn. Iniziamo subito. Allora, nel precedente episodio pioveva, quindi non ho potuto trebbiare il terreno 21. Adesso finalmente ha smesso di piovere, anche perché avevo mandato a Nanna qui il personaggio. Vediamo un attimo qua, la serra di patate, c'è un altro sacchetto pronto. Eccolo qui. Anche questo va in macchina. Magari lo mettiamo un po' meglio. Vabbè, fa lo stesso, lì va benissimo. Andiamo a dare da mangiare a Serafino, lo salutiamo. Buongiorno Serafino. Passata bene la notte? Ma sembra contento. Diamogli da mangiare. Guardiamo un attimo anche gli animali come sono messi. Allora, c'è da fare un po' di pulizia alle mucche e anche alle galline. Ok. Allora, io intanto inizio a trebbiare. Accendiamo le luci. Terreno 21 pronto. Sono le 5 del mattino. Devo mettere un po' di luci qui nella farm. È troppo buio. Piazzerò qualche luce, magari vediamo uno o due lampioni di luce. Quelli automatici che ho la mod. Così si accendono e si spengono in automatico. Allora, dispieghiamo e cominciamo a raccogliere qui la colza. Poi vediamo se sarà il caso di venderla. Anzi, probabilmente dovrò venderla. Se voglio comprare le lame che mi mancano della falciatrice, quelle doppie della class, se vi ricordate, quello l'obiettivo. Intanto, ragazzi, saluto tutti quelli che hanno guardato e commentato il precedente video di Farming Simulator. Grazie a tutti, ragazzi, grazie per il sostegno. Mi fa molto piacere se a voi questa serie piace, che mi seguite. Insomma, vedo che qualcuno mi chiede di continuarla, quindi volentieri. L'ho appena iniziata, quindi la continuo di sicuro. Trebbio un po', dopo preparo il trattore con il cassone per far scaricare la trebbia. Intanto speriamo che venga giorno presto. Ci sono anche gli altri terreni da che sono pronti per la semina, eh. Il rafano oleifero è pronto, è spuntata la piantina, quindi magari metto poi al lavoro qualche operaio. Faccio adesso qui qualche giro con la trebbia. Poi inizio a mettere l'operaio, almeno mi alterno un po' tra trebbiare e seminare.
Vedete, questo campo non è particolarmente grande, però col fatto che io prima, cioè ad ogni raccolto, poi vado a mettere rafano oleifero, che mi fa da fertilizzante, ma anche mi permette poi di avere più resa da raccolto, i risultati poi si vedono, nonostante non sia grandissimo come terreno, rende di più grazie a rafano oleifero. E ovviamente passo anche la calce quando lo richiede, quindi per adesso, non avendo molti terreni, riesco a starci dietro, quindi li curo per bene. Faccio tutti i trattamenti necessari in modo da avere più resa poi per il raccolto. Così cerco di guadagnarci il più possibile e andare avanti. Anche perché ce n'è roba da comprare. Mi servono tante di quelle cose, piano piano vedrò di organizzarmi. Adesso mi sto organizzando per le mucche più che altro. Dato che ho preso il terreno 26, l'ho fatto ad erba, devo fare l'insilato, devo fare il fieno. Devo fare le balle di erba. Poi io direi di mettere adesso qui l'operaio. Io un po' ho trebbiato, ma dato che ci sono anche altri lavori da fare, faccio andare un po' l'operaio. E mi sposto. Allora, qua c'è il class, no, mi serve quello piccolino che è qua dentro. Ok, nel frattempo vado a fare la pulizia della mangiatoia lì delle mucche e anche delle galline. L'aiutante C, osservatore. Sì, vabbè, lo so, ma non è pieno pieno il serbatoio della trebbia, ma è pieno all'80%. Sì e no. Accendiamo le luci, se no non si vede niente. Beh, qui è molto poco, cioè non è che hanno sporcato chissà quanto, ma comunque. Adesso pulisco. Ecco. Le galline, bisogna trattare gli animali per bene, prendersene cura. Che poi mi piace pure questo aspetto del gioco, l'aspetto dell'allevamento. Se scarichi, grazie. Ce l'abbiamo fatta. Andiamo anche dalle mucche, andiamo a vedere. Penso che loro abbiano sporcato di più, eh. Loro sono più sporcaccione. Anche qui dovrei mettere un po' di luci. Sì, direi che almeno due lampioni di luce devo metterli. Ne avevo messo uno là dove ho le serre. Eccoci. Carichiamo anche questa. Vado su. Oh, c'è la mucca che dorme lì. Si sta rilassando.
Filippa, ciao. Guarda come si rilassa, dorme. E qui ce n'è un'altra, stanno riposando. Non facciamo casino che stanno riposando. Ah no, è lei Filippa, raga, quella più chiara. Infatti avevo il dubbio, col buio non vedevo bene, mi sembrava lei. Lei è Magda. E lei è Filippa, ciao Filippa. Se non dormi, già a quest'ora in piedi. Scarichiamo. Lasciamo stare, lasciamo riposare Magda. Si vede che è stanca. Volevo passare di qua un attimo a vedere se hanno fatto già un po' di concime. Pochino. Al limite comprerò i pallet di concime o la moda anche di quelli, raga, perché devo comunque dare il concime all'albero, alle serre. Allora, metto a posto. Mettiamo a posto tutto. Sì, nel frattempo, vabbè, quello poi lo sistemo. Allora, prendiamo questo. Andiamo ad attaccare il cassone che la trebbia deve scaricare assolutamente adesso. Poi prendo il CLAS, metto tutti i trattori al lavoro. Facciamo scaricare la trebbia. Ecco, già il tubo aperto. Era meglio se si girava. Ma pazienza, mi toccherà andare di qua. Così l'operaio adesso continua e io inizio a seminare un po' gli altri terreni. Vado a seminare semi di soia. Qua semino la colza per adesso nel 21. Poi nel 18 vado a seminare la semi di soia. Anche nel 28, che il 28 ogni tanto lo utilizzo anche per seminare un po' di frumento oppure orzo per le galline, però un po' di roba ce l'ho ancora per loro, quindi allora questo sta qui, perfetto, siamo già sopra il CLAS, bello bello. Adesso vado a prendere la seminatrice, eccola lì. Ah, devo rifornirla. Prendiamo un sacchetto di semi qua. No, fertilizzante semi. A meno male c'è il pallet grande. Più luce di così. Ah, ecco. Non avevo non avevo acceso tutte le luci. Ok, selezioniamo semi di soia. Eccoli là. Iniziamo a dispiegare. Ecco, qua c'è la piantina di Rafano Leifero. Quando c'è la piantina si può già,
seminare. Io semino direttamente, raga, perché qua questa seminatrice ha il coltivatore integrato, quindi non ho bisogno di passare il coltivatore. Mi è comoda per questo, questa seminatrice. Non uso quelle che fertilizzano per questo motivo, perché comunque seminando prima io rafano leifero, dopo do solo una passata di fertilizzante e sono a posto. Poi l'erbicida quando serve. Vediamo di andare dritti. Ecco, si comporta molto bene questo trattore. Faccio anche qui qualche passata che semino io, poi ovviamente devo tornare nell'altro campo dove c'è la trebbia che sta lavorando, perché devo farla scaricare. Quindi oggi mi vedrete lavorare un po' qui, un po' a trebbiare, un po' a seminare. Ah, devo abbassarla. Vi ricordo, raga, che sono in live su Twitch tutti i giorni dal lunedì al sabato e porto la serie Farming abbonati tutti i pomeriggi, comunque tutti i giorni, se volete passare in live. Nora 024 è il canale di Twitch. Ok, adesso metto l'operaio e io vado a controllare di là la trebbia. Beh, a metà faccio io. Continuo io qui qualche passata. E no, ho lasciato questo ciuffo. Do un'occhiata al latte, vediamo quanto latte hanno fatto le mucche. Appena ho circa 8 litri di latte, compro la cisterna, proprio quella da 8 litri, così vado a vendere anche il latte. Per adesso quella mi posso permettere, per adesso i mezzi piccoli per tirare avanti e man mano poi migliorare, comprare cose più grandi. Qua finisco io, perché se ci metto l'operaio e devo pagare due operai, quei soldini lì scendono. Eccoci, ultima passata. Poi vediamo chi è che me la paga di più, così la vendo. Il cassone è già pieno quello.
Questa la scarico nel silo. Se c'è il prezzo buono, magari faccio anche due viaggi, vendo pure questa, se no questa la tengo, vendo solo quella lì, vediamo. Per ora quello che raccolgo lo vado a vendere perché tanto i soldi mi servono, non posso sempre aspettare che sia un buon momento perché se no ci metto troppo tempo ad attrezzarmi, poi comunque giocando con la difficoltà più difficile non posso permettermi appunto di aspettare troppo. Allora questa la scarico qui, tanto carica comunque. Ok, l'operaio sta finendo. Vediamo, deve fare ancora, vabbè, anche lui una passata e ha finito. Vediamo i prezzi, vediamo il mercato cosa dice. Per la colza. Ah, qui, beh, dai, non è male. 1500 euro, mulino della stazione, si può fare, non è male. Mi va più che bene quel prezzo lì. Quindi andiamo al mulino della stazione e si va a vendere. Inizia a far giorno finalmente, così si vede anche tutto meglio. Prendiamo di qua. Diciamo che con questa vendita ho i soldi per comprare le doppie lame per la falciatrice. Ce la faccio di sicuro. E qualcosina mi resta, eh. Ecco, siamo quasi arrivati. Telecamera interna, ogni tanto ci vuole. Colza in consegna, un bel carico. L'aiutante Gia ha completato il lavoro. Ma non ha ancora finito. C'è da seminare il 28. Quello che io ho appena finito di trebbiare, poi seminerò rafanoleifero appunto prima. Ho visto già che non vuole calce, non vuole essere arato, è tutto a posto, posso direttamente seminare il rafanoleifero. Vendiamo questa colza, vediamo. Vediamo quanti soldi guadagno. Siamo già sopra i 50.000, sì, la posso prendere la doppia lama lì, le doppie lame per falciare. Abbiamo raggiunto l'obiettivo, possiamo comprare le lame. Torniamo in farm. Così metto l'operaio al lavoro nel 28 e andiamo a comprare le lame. Obiettivo raggiunto.
Eccoci in farm. Allora, adesso metto a posto questo cassone, faccio cambio di trattore, metto la seminatrice a lavorare con questo trattore, quell'altro me lo tengo perché appunto adesso compro le doppie lame della classe e le vado a prendere con quello. Allora, questo sta qui. Facciamo il cambio. Tanto sempre semi di soia faccio seminare di là. È bello anche dentro questo trattore, mi piace molto. Allora. Questo lo parcheggiamo un attimo qua, scendo. Devo mettere a posto anche la trebbia, però prima gli do una pulitina. Si mette a posto pulita. Poi questo lo devo riparare. Ecco qui, anche nel 28 c'è la piantina del rafano, quindi adesso gli dico all'operaio di lavorare lui. Noi andiamo a fare shopping, andiamo a fare acquisti e ritiro. Ecco qua, l'operaio, buon lavoro. Allora, falciatrici, eccola qua, class disco 1100C, 46.500, 10 metri, richiede 160 cavalli, ce la facciamo e come, perché quello lì ne ha di più. Allora, dettagli, compriamo. Si combina con questo qua, che già ce l'ho. Vado a prenderla, andiamo a comprare, anzi a ritirare le lame della classe. Finalmente, non vedevo l'ora. Non vedevo l'ora perché a me piace falciare l'erba, fare le bale, fare tutti questi lavori qua, insomma, insilato e tutto il resto. Quindi farò un episodio, raga, dove farò quello, perché mi serve. Come ho detto prima, devo fare insilato, le balle d'erba e le balle di fieno, quindi. Ok. Portiamole a casa. Le vado a parcheggiare. Poi alla fine ci sta, trattore class, falciatrice class. Perfetti per lavorare insieme. Devo anche collegare, vediamo se è così. No, però per collegarle devo girare l'altra. Per adesso le parcheggio così, raga. Poi mi organizzerò io. Tanto non le vado ad utilizzare adesso, forse il prossimo episodio, vediamo. Ecco fatto. Anche perché non ho finito, ci sono altri due attrezzi da comprare. Dovrei
Dobbiamo comprare il voltafieno e il ranghinatore. Questo lo vorrei. Vabbè, volevo metterlo in garage, lo tengo qui perché in effetti una lavatina mi sa che prima gliela do. Ok, raga, io direi che per questo episodio è tutto. D'altronde, insomma, ho trebbiato, ho fatto seminare il terreno 18, adesso l'operaio sta continuando a seminare il 28. Siamo comunque riusciti a raggiungere l'obiettivo di comprare le doppie lame, quindi presto potrò falciare finalmente il terreno 26, mettermi al lavoro anche lì. E prossimo episodio vediamo di riuscire ad acquistare o il voltafieno o il ranghinatore, tanto servono entrambi. Io vi ricordo che in descrizione vi lascio il link del canale Twitch Nora024, il link Telegram, la sala giochi di Nora, il mio gruppo, se volete partecipare, unirvi a quel gruppo. E mi raccomando, ragazzi, spolliciate se vi piace questa serie e alla prossima. Ciao a tutti!